Le scuole in Angri sono molteplici e funzionali. Le elementari, dal vetusto palazzo dinanzi al forno, già municipio e sede di carceri mandamentali, si sono trasferite. In Angri, oltre alle scuole materne statali, funzionano due direzioni didattiche con circa 150 insegnanti e 4.000 alunni, due scuole medie statali, l'Istituto Professionale per l'Agricoltura, il Liceo Scientifico. In via Vicerino, nel primo circolo, il direttore Antonio Di Stasi ha iniziato l'esperimento della scuola a tempo pieno. Le scuole hanno oggi un aspetto più gaio. I bambini apprendono in ambienti più sani ed attrezzati. Gli alunni studiano nelle aule, giocano nel verde giardino. Si esercitano nella palestra coperta, si impegnano sul palcoscenico in applaudite esibizioni, lavorano nei laboratori scientifici e linguistici. Ma come si fa a dimenticare la vecchia scuola? Chi non ricorda la signorina Desiderio? La chiamavano la maestra Caruso, maestrina dalle lunghissime gonne nere. Era pura la vecchia scuola di Don Pietro Smaldone, di Don Felicio Caiazzo, di Donna Margherita Galizia ed altre ancora. Corale consumano la refezione in un luminoso piccolo ristorante. L'assistenza è operata dal patronato scolastico ed impegna contributi dello Stato e dell'amministrazione comunale per viveri, indumenti, medicinali, libri per gli alunni della scuola dell'obbligo. L'itinerario delle persone attraverso le strade del paese è puntualmente assicurato dall'interurbana. Qui
guidiamo i nostri passi verso la chiesa di Santa Caterina che monta la guardia all'ingresso di Ardinghi. Sorta verso il 1500 a cura dell'anonima confraternita, fu ufficiata negli anni 40 dal popolare, indimenticabile Don Enrico Smaldone. Prete straordinario. Don Enrico riposa in eterno in questa tomba. Il suo nome è legato alla fondazione della città dei ragazzi. Nel 49 il sogno di Don Enrico diventò realtà col mattone ricevuto da tutti gli angresi. Alla posa della prima pietra intervennero l'arcivescovo, il prefetto e le autorità della provincia col sottosegretario agli interni. I primi ragazzi arrivano. Enrico va in giro in nome della provvidenza. Tra i mattoni arrivati da ogni parte c'è anche quello degli operai delle cotoniere. Anni la città è divenuta un grosso edificio. Al fianco dei ragazzi di Don Enrico si trasferì la dottoressa Agnese Adinolfi con il suo non trascurabile patrimonio ereditario. Una virata decisiva per le sorti dell'istituzione. Oggi la città è una realtà meravigliosa, saggiamente imperniata sull'autogoverno dei piccoli cittadini. Tre grandi padiglioni con officine meccaniche ed un'avviata falegnameria completano la città. I lavori di precisione sono sempre più largamente richiesti ed apprezzati. Don Giovanni è il loro angelo spirituale, Don Ennio succede a dirigere con amore e intelligenza l'opera educativa di Don Enrico per assicurare ai piccoli cittadini un domani migliore, ridonando così alla società operai specializzati, tecnici e professionisti.
Dio sia lodato. E la gravure della certosa di San Giacomo in Pozzo dei Goti, ritratta dal pennello dell'artista Mario Carotenuto. Oggi è in completa rovina. In questa località, nell'anno 553, avvenne la spettacolosa resa dei conti tra il condottiero dei Greci Narsete e Teia, alla testa dei bellicosi Goti. Nel vetusto chiostro, dove nel secolo scorso si dava lo spettacolo della caccia alla bufala con addestrati cani mastini, razzolano oggi pollastri, paperi e gallinacci. Leggeri voli di colombi sul luogo dell'infernale battaglia.